Buonasera a tutti e benvenuti a questa serata. Nuovamente ci presentiamo come associazione nel nome di Ruzzi, ma l'associazione deve essere profondamente grata, ma questo in maniera aperta a chi dà poi sostegno, quindi i primi sono i nostri soci e poi certamente il gruppo Interfida e la Banca Raiffeisen. Non posso dimenticare certamente il comune e l'autorità comunale della città di Mendrisio che, come vedete, quasi sempre ci ospita in questa bellissima sala, dove mezz'ora fa si è conclusa, e non vi dirò nulla, ma comunque si è conclusa l'assemblea dei soci dell'associazione, i conti sono risultati in ordine e comunque lo sono, perché comunque la volontà è di utilizzare i fondi che ci arrivano e che possiamo ottenere solo e unicamente per le cose, per le vicende dell'associazione. Sottolineo questo perché in associazione, dal webmaster che tiene in ordine il nostro, Massimo Lupo, che tiene in ordine il nostro sito, che è molto bello, molto importante e ha un valore internazionale, alla segreteria che è tenuta dalla Silvia Lupo, che poi sarebbe mia figlia, bene, tutti lavoriamo in volontariato, quindi non ci sono benzine da ripagare, non ci sono autostrade, non ci sono pranzi, non c'è nulla. L'associazione consuma il denaro per le vicende dell'associazione, per serate come queste, per le altre serate che molti hanno potuto godere. Prima ancora di introdurre la serata, vi dirò che la nostra associazione il giorno 20 ottobre si troverà a Pienza in una manifestazione in ricordo della nascita di Mario Ruzzi, che è il 20 ottobre, e in quell'occasione sarà lanciato ufficialmente il centenario per la nascita di Mario Ruzzi. La nostra associazione si è fatta promotrice di questo evento, direi si è fatta promotrice con successo, perché ad oggi abbiamo la soddisfazione che questa nostra iniziativa, alla quale abbiamo associato anche il Centro Studi Mario Ruzzi di Pienza, ha ottenuto il patrocinio evidentemente della città di Mendrisio, della città di Pienza, della città di Firenze e del comune di Stazzema, di Sant'Anna di Stazzema. La soddisfazione migliore è che abbiamo ottenuto anche l'alto patronato del Presidente della Repubblica. Oggi è arrivata la notizia che la Presidenza della Regione Toscana ha deliberato il patrocinio per questa nostra iniziativa, cioè 100 anni con Mario Ruzzi. Dopo il 20 ottobre, chi si collegherà al sito dell'associazione vedrà come potrà entrare nel sito del centenario e troverà tutte le notizie relative al centenario, alle iniziative, quello che si pubblicherà, dove saranno fatti i convegni, cosa si farà a Mendrisio. Mendrisio ha già ufficiosamente scelto le cose, io ho già avuto con grande soddisfazione un incontro con il direttore del museo d'arte Simone Soldini, abbiamo fissato delle linee generali di grande positività e di grande efficienza nel rispetto dei tempi, che sono magri, duri, severi, e quindi la cultura è sempre tra l'altro magra, dura e severa, quindi non c'è mai larghezza per la vera cultura, ma è giusto così, perché la vera cultura deve soffrire, se no non viene fuori poi quello che deve venire fuori. Per cui
Tutto questo lo troverete in questo nuovo sito che si aprirà a partire dal 20 e sarà ottobre, che sarà un sito dedicato al centenario e a tutte le iniziative legate al centenario di Mario Rozzi. Questo è un primo ordine. La serata di stasera nasce da un rapporto di stima, chiaramente, e di amicizia, grande amicizia, con Monsignor Borgonovo. Monsignor Borgonovo, che è ordinario della Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale a Milano, è noto, ben noto biblista, è stato impegnato molto alla Biblioteca Ambrosiana, adesso è colui che comanda il Duomo, cioè si entra e si esce se lo dice l'arciprete, perché comunque il nuovo arciprete anche del Duomo di Milano, quindi un incarico assolutamente importante, pensando che cosa rappresenta il Duomo nella diocesi più importante al mondo, per cui nasce da questo rapporto di amicizia, di stima e da un desiderio mio di cercare di sapere, essendo io ignorante, perché ho letto così a volo d'uccello alcune cose, mi interessava sapere qualcosa di più su questi rotoli di Qumran e questo Gesù come era venuto fuori da questa vicenda. Credo che Monsignor Borgonovo abbia preso la palla al balzo e il titolo di stasera ci fa immaginare qualcosa di interessante. Con noi, come vedete, è Armando Torno, che sarà poi il moderatore o comunque l'interlocutore principale per Monsignor Borgonovo. Io ringrazio Borgonovo di essere qui con noi, ci onora tantissimo di essere a Mendrisio, ringrazio Armando per aver coordinato con tanta pazienza questo incontro, per cui auguro a tutti voi un buon ascolto del nostro caro Monsignor Borgonovo. A voi la parola, non so chi parla per prima. Introduco io, buonasera innanzitutto e bentrovati. Dicevo prima all'operatore che questa sera non deve perdere neanche una parola, uno iota, insomma, di quello che verrà detto, perché quando Monsignor Borgonovo ha accettato di venire a Mendrisio, ho detto subito a Paolo Mentre, avete fatto un colpaccio, perché siete stati abituati un po' bene, e il sindaco Carlo Croci dice anche sovente che siete molto fortunati. Lo deduco anche dal fatto che siete in Svizzera, avete un sindaco come lui, possiamo usare il consiglio comunale per fare della cultura, cosa che non accadrebbe in nessun'altra parte del mondo. E siete molto fortunati perché questa sera avete uno dei più grandi e più colti biblisti attualmente, diciamo così, presenti nella cultura non soltanto italiana ma anche internazionale. Io non entrerò nei dettagli perché dovrei parlarvi di mille cose che Monsignor Borgonovo ha fatto. Paolo Mettel ha giustamente ricordato che è professore di esegesi teologica, di esegesi e teologia dell'Antico Testamento presso la Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale, che è stato un dottore dell'Ambrosiana, è stato in verità direttore della Biblioteca Ambrosiana, quindi quello che è il patrimonio librario, è stato anche ovviamente il coordinatore, lo ricordo, della classe di studio di Cinolino. Ricordo anche che è stato docente di ebraico, di letteratura ebraica alla Cattolica di Milano dal 99 al 2008, poi ha rinunciato questo incarico per la Biblioteca Ambrosiana, così come poi ha lasciato il suo sponte alla Biblioteca Ambrosiana per ricoprire questa carica, che è una carica di altissimo prestigio, cioè praticamente la responsabilità del Duomo di Milano. L'Uomo di Milano è qualcosa che è conosciuto in tutto il mondo, ma ricordiamoci che è citato da Manzoni, quando parla del Monsignore del Duomo, con autorità dice ma i Monsignori che escono dal Duomo vanno a predicare durante i tumulti del pane e dicono ma brava gente andate a casa, ma cosa siete qua a fare, ma tutti voi avete famiglia, e per Bacco dicono ma
è vero quello che dicevano i monsignori, e giustamente un interlocutore dei Promessi Sposi, che poi il mercante, lo di Gorgonzola, dice: ma volete che i monsignori del Duomo in cappamagna venissero a raccontare delle frottole al popolo? Cioè, la tale autorità dei monsignori del Duomo che qualunque cosa dicessero era credibile, lo è ancora oggi, perché in fondo, ecco, Monsignor Borgonovo tra l'altro si appresta anche a rilanciare dal punto di vista dell'immagine il Duomo. Pensate, il 4 novembre verrà inaugurato il museo, partirà una serie di presentazioni di libri di altissimo livello, ci saranno cose, iniziative culturali, perché in fondo si fa rivivere una cattedrale con tutta la sua città, e questo dobbiamo dire grazie a lui. Però Monsignor Borgonovo è un'altra cosa, è la persona che quando uno come me, che fa quel banalissimo e insulso lavoro che è giornalista, ha bisogno di un dubbio, ha bisogno di un'urgenza, lo chiama, io gli dico: Monsignore, scusa, quel libro della Bibbia, eccetera, così, immediatamente, senza aprire il testo, mi dà la soluzione. Il guaio che me la dà in ebraico, poi dice: sì, aspetta, adesso in macchina la traduciamo, vediamo un attimo, aspetta che controllo la traduzione greca, eccetera. Maneggia le lingue antiche come poche altre persone, tanto più che ogni tanto mi ricorda uno dei maestri, proprio il signor Enrico Galliati, quando si andava da lui con un testo, aveva sempre una pazienza, una cosa per tradurre qualcosa di cufico, no? Un testo di ebraico, cioè, no, sì, sono cose semplici, in fondo, capendo una lingua si capiscono un po' tutte. Ecco, lui tratta le lingue antiche così con sufficienza, e ovviamente questa sera lo avete qui. Lo avete qui per parlare di questi testi di Qumran, ricordate anche di Nahamani, che vediamo di cosa si tratta. Sono quei testi apocrifi che in qualche modo hanno portato una rivoluzione, nuove luci, nuove ipotesi, nuove situazioni sulla vita di Gesù. La vita di Gesù è una storia lunghissima, poi sentiremo con Monsignor Borgonovo, perché pensate che ogni secolo, ogni momento ha cercato di scrivere la vita di Gesù. Certamente ogni secolo ha cambiato le prospettive, ha cambiato il modo magari di accostarsi ai materiali per mettere insieme questa vita terrena di Gesù. E ovviamente c'è un Gesù diverso per ogni epoca. C'è un Gesù che veniva descritto dai razionalisti, un Gesù che veniva descritto dai filosofi, un Gesù che veniva descritto dagli ecclesiastici, un Gesù, ma tutti questi Gesù sono a volte con piccole sfumature, con piccole differenze, con piccole situazioni. C'è un Gesù di musicisti. Cosa prova ad esempio Johann Sebastian Bach quando descrive nella Passione secondo Matteo la morte del Cristo, quella carne che muore, che notte ha bisogno, e andrà a prendere nel sabba delle streghe di Pars, addirittura cercherà quasi l'opposto. E che cosa ha bisogno, ad esempio, un biografo, un grande biografo, magari uno storico, per mettere insieme questa vita che gli sfugge magari con i documenti? Bene, con questi apocrifi, con questi testi non riconosciuti, si è gettata così nuova luce e c'è stato un nuovo aiuto. E questa sera abbiamo una persona che ci guiderà un po' in questa, diciamo, nuova prospettiva, in questa, diciamo così, nuova illuminazione sulla vita di quello che ovviamente per chi ha fede è il figlio di Dio, e per chi non ha fede comunque rimane sempre il centro della storia, rimane sempre colui che insomma non possiamo ignorare. Molto semplicemente io vorrei ringraziare il signor Borgonovo, perché a lui sono legato anche da un'amicizia personale, quindi diciamo, non soltanto averlo qui è un piacere, ma il poter parlare con lui è un piacere, perché molte volte abbiamo fatto, diciamo, delle presentazioni in cui c'era una terza persona, una quarta, una quinta, abbiamo avuto studiosi grandiosi, ambrosiani, eccetera, così. Questa volta però lui è il protagonista e vi posso garantire che ne valeva la pena. E allora comincerei proprio con una domanda: Monsignore, che cosa è stato trovato con Rana Cremati? Cioè, che cosa è successo lì in quelle grotte, in quei siti, in quei posti? Buonasera. Chiudi perché ne hai dette abbastanza. Adesso mi dritto. L'unica cosa da dire che ha detto Armando è che i monsignori da adesso non hanno più la credibilità come quelli di un tempo. No, io l'ho corretto in questo modo, ricordando i miei predecessori. Vi faccio una piccola premessa che vi rende subito, vi mette nel mezzo della questione.
fosse conosciuti di più Qumran, magari siete stati in terra di Israele, avete visto proprio da vicino quel sito, conoscete meno Nag Hammadi, che è invece un luogo egiziano nella zona di Elefantina, quindi siamo abbastanza verso l'Alto Egitto, a 500 km da Luxor. Questi due siti non avrebbero grande interesse per tutti, nel senso che sono specialistici, sono due siti in cui sono venuti alla luce, in diverso modo, scritti che hanno gettato luce nuova davvero sulla storia della trasmissione dei testi e anche su alcune correnti di pensiero di cui conoscevamo, sì, certo, ad esempio tramite Ireneo, Sant'Ireneo e la sua opera Adversus Hereses, conoscevamo tutti i vari canali dell'ognosticismo, soprattutto i valentiniani, però non avevamo i loro testi in prima persona, non potevamo leggerli. Ecco, Nag Hammadi ha dato proprio questa forma concreta a quelle tradizioni di cui avevamo sentito dire qualcosa. Così Qumran ci ha dato dei testi che appartengono anche alla tradizione del testo biblico. E noi avevamo la Bibbia più antica per intero in ebraico, datata nel 970, quasi intera, e quella che usiamo noi moderni per risalire alla Bibbia ebraica, datata 1007, quindi proprio all'inizio del secondo millennio. Voi pensate che tutti avevamo frammenti, sì, in giro per tutta la storia del testo, ma Qumran ci ha dato per la prima volta dei testi che risalgono per intero, almeno come rotoli, il grande rotolo di Isaia, testi che risalgono al 250 avanti Cristo. Quindi ci ha fatto fare un salto di una tradizione testuale di 1000 anni. Ecco, questa è l'importanza dei siti di cui parleremo questa sera. Sia Nag Hammadi, che ci ha dato appunto la biblioteca gnostica d'Egitto, sia Qumran, che invece ci ha dato una ricchezza enorme di testi biblici, con anche alcuni testi della comunità che viveva in quel luogo, sulla quale si discute ancora molto. Ma dico che in realtà questi due siti sarebbero rimasti interesse degli specialisti, soltanto degli specialisti, se non si fosse per caso o volutamente messo davanti al nome del sito stesso la parola mistero oppure segreto. Il segreto di Qumran, i misteri di Qumran, i misteri di Nag Hammadi, non c'è nessun mistero. Addirittura, dal momento che la quarta grotta di Qumran aveva qualcosa come 4500 frammenti di testo, e dal momento che padre Roland Devaux per primo organizzò il lavoro quando non c'era ancora il computer e volle che fossero soltanto alcuni a lavorare in questi testi, per anni e anni i frammenti rimasero esposti su tanti tavoli, sia al Museo Rockefeller di Gerusalemme, sia all'École Biblique, per poter uno per volta andare alla ricerca di qualche frammento che potesse essere unito. Il lavoro andò per le lunghe, ovviamente, e allora questa lunghezza del lavoro divenne motivo per dire: qui c'è sotto qualcosa. Il Vaticano e gli ebrei vogliono nascondere qualcosa che mina la credibilità della tradizione cristiana o ebraica. Ecco, allora proprio sulla base di questi segreti e alcuni conflitti anche che sono sorti per l'interpretazione dei testi, Qumran soprattutto, ma anche Nag Hammadi, divennero due siti di interesse pubblico. Ma
un interesse spurio, perché in realtà il vero motivo di fondamentale importanza di queste scoperte, di questi ritrovamenti, sono proprio i testi. Dicevo, Qumran, testi biblici e alcuni testi settari di quel gruppo di persone che probabilmente erano una parte dell'espressione dell'essenismo, precisamente quella parte vicina alla tradizione apocalittica, alla tradizione che non ha niente di per sé a che vedere con l'altro giudaismo, anzi gli era contrario. I sacerdoti di Gerusalemme rifiutano tutti questi apporti della tradizione apocalittica e la tradizione apocalittica rifiuta il sacerdozio di Gerusalemme come un sacerdozio ormai corrotto, interessato solo a, diciamo in dialetto milanese, così, ad on e da lei. Capite che è simile, perché i vizi sono comuni in tutte le società. Ecco. Per cui il conflitto si era allargato a tal punto che i sacerdoti di Gerusalemme non volevano saperne dei testi, delle idee che la tradizione apocalittica sviluppava, e la tradizione apocalittica non voleva sapere nulla di ciò che accadeva a Gerusalemme, considerata ormai una metropoli prostituta. Il libro dell'Apocalisse di San Giovanni ci riporta proprio a questa idea caratteristica dell'apocalittica. A Qumran probabilmente viveva una comunità quasi monastica, al di là di tante altre ipotesi fatte che non reggono, nel senso che lì si ritrovavano per alcuni momenti comunitari ricercatori di Dio e soprattutto studiosi dei testi biblici, che vivevano poi nei siti intorno, o nelle grotte oppure nelle tende. Il clima permetteva molto bene questo tipo di abitazione, perché il periodo freddo è molto ridotto, per cui la costruzione muraria al centro di tutta questa comunità sparsa nel deserto poteva dare alloggio e proteggere in quei pochi giorni di freddo invernale. E dunque l'interesse di questo ritrovamento è stato quello di gettare una luce davvero imprevedibile sul mondo giudaico del primo secolo, il mondo in cui è vissuto Gesù. Perché noi pensavamo a un giudaismo, magari lo pensate ancora, un giudaismo ben squadrato, i giudei con le idee ben uniche, unificate. Già il Talmud, parlando della tradizione giudaica, dice due giudei, quattro idee. Quindi vuol dire che le moltiplicazioni erano moltiplicazioni di idee, sono tipiche anche della tradizione posteriore. Ma noi pensavamo in fin dei conti che il giudaismo, sì, qualche differenza fra i sadducei e i farisei ci poteva essere, ma niente di più. Nagomadi appunto ci ha dato invece tutto il patrimonio, tutto, uno squarcio sul patrimonio, perché sono 13 fondamentalmente i manoscritti importanti, il patrimonio gnostico. La gnosi, vale a dire quella corrente di pensiero che assoggettata un po' alle religioni persiane immediatamente divideva il mondo divino in due parti, il Dio creatore buono e il Dio invece assoggettato innanzitutto per sé personalmente al male e quindi operatore di male, il mondo buono e il mondo cattivo. I due spiriti come spiriti antagonisti nella storia, una lotta che non è solo una lotta nella libertà dell'uomo, ma è una lotta nel mondo divino. L'ipotesi gnostica ha avuto tante diverse manifestazioni, soprattutto sono noti i valentiniani, ma è vissuta in modo particolare in Egitto, tanto è vero che
lì rimase questa comunità attorno alla quale per alcuni secoli vissero comunità cristiane di natura gnostica, di pensiero gnostico. Noi, ho già detto, li conoscevamo attraverso gli scritti soprattutto di Ireneo e anche degli altri che hanno scritto dei trattati apologetici contro queste varie idee eretiche, ma trovare un testo che per la prima volta ci facesse leggere che cos'era un'idea gnostica, ci facesse sentire dal vivo che qual era l'impostazione del pensiero, ecco, questa è la ricchezza dei testi trovati in Egitto. Voi capite che in un ambiente dall'illuminismo in poi, in cui la figura di Gesù è stata sottoposta a diverse vivisezioni, a partire da Reimarus, che per primo mise in dubbio la continuità tra lo scopo di Gesù originario e l'intento che i discepoli dopo la sua crocifissione avrebbero introdotto. Una radicale critica a tal punto da dire che Gesù sarebbe stato un messia politico come tanti altri di quell'epoca, come Giuda di Galileo, come Teuda, sono ricordati anche negli Atti degli Apostoli. E i suoi discepoli, una volta crocifisso, non volendo tornare alla propria condizione precedente, avrebbero in qualche modo trafugato il cadavere, inventando la risurrezione e la promessa del suo ritorno, e creando così, gli è andata bene quella volta, una nuova religione che prendeva le mosse appunto un po' dall'apocalittica, da alcuni pensieri dell'apocalittica. E voi capite che il momento illuministico è stato davvero un momento dirompente, perché di botto ha fatto pensare quello che nessuno aveva mai osato pensare, cioè che i Vangeli in realtà sono una finzione, sono una falsità. Quello che si raccoglie nei Vangeli non ha niente di fondo storico, è invece una messa in scena di una comunità entro il giudaismo che voleva far passare alcune idee di altro genere. E ci furono momenti davvero tragici e anche dal punto di vista dell'apologetica, quindi dell'opposizione, momenti molto dialettici, molto forti, tra coloro che con razionalismo, con ipotesi razionalistiche, mettevano in crisi la storicità dei Vangeli, e dall'altra parte i credenti che invece tenevano con un po' di apprensione, ma tenevano fino in fondo quel dono che la Chiesa lungo i secoli aveva mantenuto come testimonianza autentica della vita di Gesù, della sua morte, della sua risurrezione soprattutto. La reazione dal punto di vista credente, soprattutto nella Chiesa tedesca, perché l'origine di tutto questo movimento sta nelle università tedesche, e come sempre, no? Il detto, tra parentesi lo dico, il detto che i tedeschi pensano, i francesi divulgano e gli italiani traducono. E un po' è vero, un po' è vero, ma non proprio tutto. Però tutto era partito dalle università tedesche, e quindi soprattutto nell'ambito tedesco, anche dalla parte della Chiesa riformata, non solo dalla parte della Chiesa latina, si sentì il bisogno di reagire a questa prospettiva. E pensate ad esempio un Karl Barth che reagisce dicendo che noi dobbiamo stare alla fede confessata, non dobbiamo interessarci di tutto quello che l'argomento storico potrebbe addurre a chiarimento o a detrimento del Vangelo stesso. Noi dobbiamo stare con il cherigma, la teologia cherigmatica, con l'annuncio
che la vita della Chiesa fa ai credenti, e cioè la confessione di fede. Questo è un interesse secondario dell'Accademia, non della confessione di fede, fino ad arrivare all'estremo, prendendo le mosse un po' da Barth, ma in realtà poi Karl Barth era uno svizzero, non l'ho ricordato, ma era un pastore svizzero che poteva vivere pensando tra le sue montagne, non soltanto facendo scuola, ma anche con pacatezza, facendo proprio quella meditazione profonda che serve a raggiungere il centro degli argomenti. E accanto a lui, però, muovendo da alcune posizioni inizialmente identiche, un altro tedesco invece, Rudolf Bultmann, che diceva non solo che noi dobbiamo stare sul versante del kerygma, ma in realtà, un po' capovolgendo il discorso, in realtà il credente vive il suo rapporto con il Gesù storico non perché vada a cercare che cosa è veramente accaduto, non gli interessa. Il credente vive questo rapporto vivendo la fede, la decisione di fede, e quindi mettendosi dalla parte di Gesù senza interesse per ciò che è storico, che è irraggiungibile. Noi dobbiamo stare sul versante della fede di Gesù, così come ci è stata data dalla fede, dalla tradizione della Chiesa, senza mettere nessun interesse alla ricerca storica, e aggiungeva, perché è impossibile raggiungere veramente ciò che storicamente i Vangeli ci attestano. Questa posizione, che ebbe un grande momento di vittoria sul campo critico nella metà del XX secolo, Bultmann era un filo nazista. Essendo filo nazista, non gli interessava nulla di ciò che era ebraico. Anzi, pur di non parlare di ebraico e di tradizione ebraica, andava a cercare le fonti dappertutto, nei mandei, nelle tradizioni indo-asiatiche, ma purché non si parlasse di Antico Testamento, che è una cosa da tenere presente. E però i suoi discepoli cominciarono a cercare invece nell'ambiente giudaico quello che poteva essere veramente giudaico. Bultmann, ad esempio, davanti al primo capitolo di Giovanni, il capitolo dedicato al Logos, subito ha pensato che questo Logos doveva essere di origine greca, o eventualmente doveva essere una trascrizione di qualche mistica mandaica. Non ha pensato per nulla che quel Logos era in realtà la Sofia o la Chochma della tradizione giudaica. Non poteva pensarlo o non voleva pensarlo, staccando, per così dire, dalle radici giudaiche tutto il pensiero del Nuovo Testamento. Ebbene, i suoi discepoli invece, come Keseman, come Bornkamm, hanno voluto studiare le fonti che allora erano conosciute ed erano fonti di tipo giudaico, e pian piano si sono resi conto che era un linguaggio tipicamente giudaico, quello del Nuovo Testamento, che le memorie di Gesù si comprendevano perfettamente in relazione con le idee giudaiche, sì certo, non solo il giudaismo di Gerusalemme, ma anche altri giudaismi. Voi capite l'importanza in questo momento di discussione, e siamo proprio in quegli anni, quando nel 1945 a Nahamadi e nel 1947, in realtà dal 47 fino al 51, si trovarono tutti questi testi, perché questi testi hanno fatto capire che il modo di scrivere dei Vangeli era comune alla tradizione giudaica di quella comunità di Qumran, ad esempio, oppure che l'interpretazione della Bibbia ebraica
era la stessa che troviamo nel Vangelo. Questo avvenne perché si compisse quanto detto dal profeta, eccetera. Questo modo di dire, questa formulazione dell'adempimento della Bibbia ebraica, molto usata nei Vangeli, è tipica proprio dei commenti trovati a Qumran, in particolare il Pesher, il famoso Pesher di Abacuc, cioè che significa il commento ad Abacuc, legge questo libro profetico dell'VIII secolo in riferimento ai Romani. I Caldei diventano i Romani, questo diventa quest'altro, una specie di allegoria del tempo presente. La cosa fu molto importante perché diede un attimo di respiro anche ai credenti, nel senso che hanno cominciato a capire che lì c'era davvero allora qualcosa di interessante, una tradizione letteraria, narrativa e teologica che trovava effettivamente ambito parallelo o vicino nel momento storico della vita di Gesù. Ad esempio, una delle cose più problematiche era questo stile di vita di Gesù in giro con i suoi discepoli, un gruppo di discepoli, qualche donna che va in giro per le strade della Galilea prima e poi si dirige verso Gerusalemme. Sembra essere una cosa impossibile. E l'invito che Gesù fa a non sposarsi vergini, appunto, eunuchi, di per sé il termine, eunuchi per il regno di Dio, cose strane. Il giudaismo, si diceva, non ha mai affermato queste cose e ha sempre disprezzato chi non si sposava. E invece in questa comunità si vede che vi è una vita, se non totalmente celibe, almeno per buona parte, dopo aver fatto i figli, si ritirava per una vita celibataria nel deserto. E poi si è cominciato a vedere il Battista, ma il Battista non ne parla solo Giuseppe Flavio, in realtà il Battista è dentro fino in fondo in questo stile di vita narrato dalla regola della comunità di Qumran. Ad esempio, il Vangelo di Luca dice che il bambino fu mandato nel deserto all'età, appunto, ormai della fanciullezza, perché fosse cresciuto là. Impossibile, cosa vuol dire questa cosa? E invece Giovanni Battista probabilmente fu un oblato, un ragazzo oblato all'età della preadolescenza, mandato in quella comunità e poi a un certo punto però staccatosi da lì, perché non poteva, non era la sua idea del regno di Dio. E Giovanni Battista, accanto a questa comunità, ha preso la postazione che fu di Elia, era chiamata la collina di Elia, e da lì invitava tutto il popolo di Israele, non solo la piccola comunità, tutti, invitava tutti a entrare di nuovo nella terra per una rivoluzione morale, a entrare passando il Giordano, il battesimo del Giordano, come aveva fatto Giosuè, entrando per conquistare moralmente Israele. E uno stile che era ben lontano da quel gruppo di Qumran, che invece era tutto intento alla ricerca della purità estrema. Ad esempio, i monaci, chiamiamoli così, di Qumran, vestivano solo di lino, perché era l'unica fibra vegetale che, non essendo appunto animale, garantiva la purità. I monaci mangiavano solo pane e vino e frutta e ortaggi, ma il cibo, diremmo, rituale era pane e vino preparato dai sacerdoti. E mentre dall'altra parte abbiamo Giovanni Battista che veste pelli di cammello, quanto di più impuro poteva esserci, mangia miele selvatico e cavallette, miele selvatico dentro a tutte le uova o i resti delle api, dei vari insetti, come si chiamano, proprio le celle dell'alveare, no? E con dentro tutte le impurità possibili. Ecco,
E poi le cavallette. Le cavallette ancora oggi sono quanto di più difficile i rabbini riescano a discutere circa la purità. Tanto è vero che i manuali di purità alimentare ebraica normalmente dicono, alla fine di lunghi discorsi, dicono la cosa migliore è andare dal rabbino del luogo e dire cosa fanno lì, le comunità in luogo, come vivono. Ecco, tenetevi a queste disposizioni. E invece, appunto, Giovanni Battista fa uno stile totalmente diverso di vita rispetto a quelli di Qumran. E Gesù, discepolo di Giovanni Battista, fa un'altra scelta ancora di più, non solo una relatività rispetto alla ricerca della purità, ma non invitando il popolo a fare un nuovo esodo e una nuova entrata attraverso il Giordano, bensì lui stesso passa attraverso le città, nelle piazze, nelle case, soprattutto dei peccatori, perché sono loro che hanno bisogno, per dare l'ultima chance di perdono, perché Dio sta facendo irruzione nella storia. Bisogna però appunto dare irruzione, un'irruzione che sia un'irruzione di misericordia. Allora ecco il perdono annunciato prima che arrivi Dio col suo giudizio. Giovanni Battista aveva detto: e arriverà dopo di me uno che col fuoco incendierà tutto il male, alla radice la scure è ormai pronta e la lisciva dei lavandai farà purità. Invece Gesù va predicando il perdono, va, la tua fede ti ha salvato, al punto da mettere in crisi il suo maestro. Giovanni Battista, ormai in prigione, sente alcune cose di Gesù, alcune sue parole, alcuni suoi miracoli, segni, e manda a dire: ma sei tu? O dobbiamo aspettarne un altro? O tu sei un altro di quei predicatori fasulli venuti in mezzo a noi? Perché le due idee erano davvero diverse. Dunque, tutto questo ha dato origine, da un certo punto in poi, quando i testi non solo furono trovati e letti superficialmente, ma quando furono effettivamente presi come base per tanti studi e approfonditi, ha dato origine a quello che viene chiamato il terzo momento della ricerca. Quindi abbiamo il momento originario, che è un momento di distruzione provocato appunto da questo razionalismo abbastanza superficiale, ma un razionalismo che ha posto il problema veramente. Lessing diceva: il problema del Gesù storico si pone come un largo e orribile fossato, passare dalla storia di Gesù alla confessione cristiana. Vi è appunto questo largo e orribile fossato che non si riesce ad attraversare. E poi il secondo momento, fatto appunto da questi discepoli di Bultmann, che invece hanno cercato di ricucire quello che era stato rotto, sembrava definitivamente tra il mondo della confessione cristiana e tutta la tradizione giudaica precedente. E a partire dal 1985, un terzo momento, che viene chiamato appunto la terza ricerca sul Gesù storico, e quando i diversi apporti riguardanti la storia di Gesù arricchiscono la comprensione del messaggio, del modo di vivere, della opera che Gesù ha compiuto nei suoi brevi anni, anzi, se dobbiamo dire, brevissimo tempo che Gesù vive nella predicazione. Da qualche mese, massimo un anno, forse, secondo la testimonianza di Giovanni, il quarto Vangelo, un tempo un po' più prolungato, nel senso di una alleanza come discepolo di Giovanni, prima che Giovanni venisse messo in carcere da Erode Antipa e poi fatto decapitare. Quindi un brevissimo tempo di predicazione
al massimo proprio tenendo conto del suo discepolato di Giovanni il Battista, un tempo che potrebbe prolungarsi fino a 2 anni e qualche mese. E lì, in quel momento, Gesù ha dato quel messaggio appunto radicale, che la fonte autentica della nostra fede. Perché ci fu anche in questo momento una illusione, e in qualche scritto ancora oggi si vede questa illusione in atto. Ci sono degli studi molto interessanti sulla storia di Gesù. Pensiamo Ed Sanders, un canadese, oppure John Mayer, che ha scritto 4 volumi, enormi volumi, un ebreo marginale, dedicati appunto a Gesù come ebreo marginale. Ma nonostante questi studi di grande valore, alcuni hanno tentato una via problematica, in realtà problematica sempre, non perché manchino adesso strumenti, ma problematica nel modo di impostare la ricerca sulla vita di Gesù. Il problema è questo: tutti gli studi critici e storici non ci portano direttamente alla fede, dobbiamo convincerci questo. Non sono mai uno strumento unico che ci portano alla confessione di fede. Pensate che non furono le stesse parole vive di Gesù o gli stessi segni che Gesù ha operato a convincere i suoi uditori. Nemmeno questo. Perché il vero problema non è solo avere le fonti di quel momento, è anche comprendere la figura di Gesù alla luce di tutta la tradizione di fede di Israele e di tutte le scritture. È molto significativo il racconto di Gesù con i 2 discepoli di Emmaus. Ricordate la finale, il capitolo finale di Luca, capitolo 24. Questi 2 discepoli, uno chiamato Cleopa e l'altro innominato, sine nomine. Luca è troppo intelligente come narratore per non trovare un altro nome. L'altro nome non è detto volutamente, perché quello siamo noi. Ciascuno accanto a Cleopa deve fare quel cammino. Lasciarsi portare dalla lettura, dal modo di vivere, dal modo di interpretare di Gesù, per cercare nelle scritture tutto quanto si riferisce a lui. E arrivare in quel momento a scaldare il cuore, a vivere il segno della memoria nel pane spezzato e a unirsi a tutti gli altri discepoli per dire: veramente costui era il Signore. E il Signore veramente è risorto ed è apparso a Pietro e agli altri. Ecco, questo punto di arrivo della nostra fede non è un punto che si dà a partire da strumentazione critica. La strumentazione critica conferma quello che l'occhio della fede, il cuore mosso della fede, riesce a trovare nelle vicende storiche, attestate anche in queste nuove espressioni del giudaismo dell'epoca. Il Vangelo di Giovanni è molto interessante, si conclude almeno il capitolo 20, si conclude in questo modo dicendo, il quarto evangelista lo fa proprio volutamente per arrivare alla finalità, non tanto per dire che ci sono tante cose non dette, dice, ricordate senz'altro questa finale, Gesù in presenza dei suoi discepoli fece molti altri segni che non sono stati scritti in questo libro, ma questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Messia, il Figlio di Dio, e perché credendo abbiate la vita nel suo nome.
e qui i manoscritti cozzano, fanno lotta, perché c'è un motivo. Alcuni manoscritti dicono: perché cominciate a credere? Il verbo usato in greco, l'auristo, esprime l'inizio dell'azione. Difficile che sia così. Nessuno, mosso solo dalla lettura critica, arriva alla fede. Più vera invece l'altra affermazione che altri manoscritti hanno al presente. Quindi il senso è: questi sono stati scritti perché voi continuiate a credere. Momento di crisi, momento di dubbio, momento di approfondimento dunque. Continuiate a credere che Gesù è il Messia, il Figlio di Dio, e perché credendo abbiate la vita nel suo nome. Ecco, tutto quanto arricchisce l'ambiente storico della vicenda di Gesù, il primo secolo, tutto questo fa parte di questa ricchezza per alimentare la verità e essere certi non solo a parole, ma nel profondo anche della nostra intelligenza, che la testimonianza ricevuta dal Vangelo, dal Nuovo Testamento nel suo insieme, è vera, e continuiamo dunque a mantenere questa verità. L'altra conclusione del quarto Vangelo, proprio le ultime parole suonano appunto così: questo è il discepolo che testimonia queste cose e le ha scritte, e noi sappiamo che la sua testimonianza è vera. Vi sono ancora molte altre cose compiute da Gesù che, se fossero scritte una per una, penso che il mondo stesso non basterebbe a contenere i libri che si dovrebbero scrivere. Ma voi mi potreste dire: ma se allora è così, se davvero queste testimonianze manifestano un mondo così ricco che contribuisce a far capire la posizione di Gesù nel giudaismo del suo tempo, perché i suoi contemporanei non hanno creduto? La domanda è già mal posta, non è vero? I suoi contemporanei hanno creduto, altrimenti non avremmo il Vangelo, non avremmo l'annuncio. Tutti i primi discepoli sono giudei che provengono dal giudaismo. Sono dunque la testimonianza vera, autentica, che permette a noi di arrivare alla memoria di Gesù. Ma il problema è anche che l'attesa del giudaismo non era un'attesa unica. C'erano tante attese diverse. Marco, ad esempio, che scrive probabilmente per una parte di comunità di Antiochia proveniente dall'ellenismo, non giudea, viveva però nella comunità di Antiochia accanto ai giudei. Marco inizia il suo Vangelo così: inizio del Vangelo di Gesù, Messia, Figlio di Dio. Sembra di sentire Giovanni, no? Questo è un messianismo. Questo non può valere per i giudei, troppo poco. E per questo che il Vangelo di Matteo, che invece è probabilmente proveniente dalla stessa comunità di Antiochia, ma dalla parte dei giudei, inizia in questo modo: genealogia di Gesù, Messia, figlio di Davide, figlio di Abramo. E lì il pedigree di questo giudeo che deriva appunto da Davide e da Abramo. Vedete, questo mondo è un mondo ricco di tensioni, e appunto la predicazione di Paolo dovrà fare il conto con queste tensioni. Da una parte il gruppo di giudei che aderiscono a Gesù e che però vorrebbero mantenere la propria tradizione giudaica, e dall'altra parte invece il gruppo proveniente dall'ellenismo e che ha un'altra idea, e di cui
si serve sì della Bibbia ebraica, però non alla maniera dei giudei. C'è un episodio molto significativo nel Vangelo di Marco, specificato così solo nel Vangelo di Marco. Gli altri due evangelisti sinottici, Matteo e Luca, lo ritoccano un poco. Siamo nel momento del processo sommario, processo davanti al Sinedrio, ai sacerdoti. È un processo, per modo di dire, fatto fette furia, di notte, tanto per portare poi Gesù davanti all'autorità politica perché lo facesse fuori. Accuse varie fatte a Gesù e il sommo sacerdote, siamo nel capitolo 14, al versetto 60 e poi, il sommo sacerdote, alzatosi in mezzo all'assemblea, interrogò Gesù dicendo: ma non rispondi nulla? Che cosa testimoniano costoro contro di te? Ma egli taceva e non rispondeva nulla. Di nuovo il sommo sacerdote lo interrogò dicendogli: ma sei tu il Cristo, il figlio del benedetto? Gesù rispose: sì, io lo sono. E vedrete il figlio dell'uomo seduto alla destra della potenza venire con le nubi del cielo. Questo non è solo citazione di Daniele, è anche una citazione di tutta la tradizione apocalittica che attendeva il figlio dell'uomo come il giudice mandato da Dio. Allora, continua il Vangelo di Marco, allora il sommo sacerdote, stracciandosi le vesti, disse: ma che bisogno abbiamo ancora di testimoni? Avete udito la bestemmia, che ve ne pare? E tutti sentenziarono che era reo di morte. Cioè, è bastata questa parola per dire che Gesù era nella linea degli apocalittici, che lui interpretava la propria missione non alla maniera di un messia politico, ma di un messia alla maniera degli apocalittici, come la manifestazione ultima della chance offerta per il perdono di Dio. Queste conflittualità sono ben spiegate da tutti i testi che noi abbiamo ora davanti ai nostri occhi e possiamo compulsare. C'è una differenza tra i testi di Qumran e i testi di Nag Hammadi, importantissima differenza, ed è che mentre i testi di Qumran hanno la tradizione dei testi biblici antichi, quelli della Bibbia ebraica, e un arricchimento sullo sguardo del primo secolo, i testi invece egiziani di Nag Hammadi gettano luce soprattutto sui primi secoli della storia del cristianesimo, egiziani, primi secoli egiziani. Ci sono alcuni testi molto interessanti, come il Vangelo di Tommaso, un apocrifo composto solo da detti, da tante frasi, appunto, come supponete di avere tante forme di raccolte tipiche, come troviamo in Giovanni anche, oppure nei discorsi di Matteo, il quale raccoglie questi diversi detti di Gesù. Il Vangelo di Tommaso è una raccolta di detti di Gesù e dovrebbe risalire alla prima metà del secondo secolo, molto antico. Ma gli altri testi, soprattutto quelli copti, sono tutti più tardivi, del terzo e del quarto secolo, quindi gettano un fascio di luce più sulla storia delle origini del cristianesimo, prima di Nicea, più che non sulla storia stessa di Gesù. Sì, c'è qualche Vangelo gnostico che parla di Gesù, ma i Vangeli gnostici, eccetto questo di Tommaso, sono davvero poveri di informazioni riguardanti l'autentica storia di Gesù. Sono più ricchi di pensiero gnostico, evidentemente, di teologia gnostica, ma poco riguardante invece il modo di vivere la vita di Gesù stesso. Testi comunque che rimangono per noi un tesoro unico per capire di più, al di là
dei testi canonici quanto è successo in quei primi decenni, comprendendo anche la vita di Gesù e la vita della Chiesa subito dopo la risurrezione, fino almeno al Concilio di Nicea. È un mondo che ci si è arricchito improvvisamente di tanti particolari che noi non potevamo nemmeno immaginare. È chiaro che io non riesco a fare altre domande, perché sono venuto una domanda, l'avete sentito come ci ha condotto e come... l'unica cosa che penso possa essere aggiunta è se Monsignor Borgonovo ci porta un attimo nelle grotte di Qumran, o ci porta un momento, cioè ci dica quali altri testi, perché ha citato un apocrifo. Tutti abbiamo conosciuto il caos che ha creato la pubblicazione di National Geographic, del Vangelo di Giuda. Ecco, perché quegli apocrifi sono serviti, purtroppo alla mia bottega, ai giornalisti, per fare un po' di polvere. Poi, nella redazione di un giornale, quando arriva la notizia di un apocrifo, non so, ma Gesù aveva sposato Maria Maddalena e aveva percorso, è stato un periodo nel Kashmir, eccetera. Ecco la fonte, ritrovata in Egitto. Voi non sapete cosa succede, perché ovviamente nessuno sa orientarsi in quelle cose, e chiaramente può succedere di tutto, poi arrivano testi, controtesti, situazioni. Ecco, ci puoi dire magari ancora due cose proprio per chiudere, tenendo presente che abbiamo sfondato gli orari e abbiamo visto un'attenzione piuttosto particolare, quindi diciamo sforziamo anche un po' gli orari delle vostre studi in Svizzera, se è possibile, per raggiungere qualche cosa. Come ho detto, i codici importanti di Nag Hammadi sono soltanto 13, mentre i testi di Qumran sono tanti, e soprattutto ci sono 11 grotte che hanno diverso tipo di conservazione. La prima, la più importante, la prima anche che venne scoperta in maniera un po' funambolica, si racconta, non so fino a che punto non sia un po' di leggenda, che un pastore adolescente dei beduini aveva perso una capra e la sentiva belare da qualche parte. Allora, per cercare dove era la capra, lanciava sassi per vedere se in qualche modo la capra rispondeva. Lanciando un sasso, quel sasso è sprofondato e si è sentito una rottura di giara di ceramica. Allora questo pastore adolescente, con un po' di interesse e di curiosità, ha voluto guardare dentro questa grotta e si è accorto che vi erano delle giare, e dentro le giare vi era del materiale scritto. Ne portò, era sera, ne portò un pezzettino solo al mercato di Betlemme, e lì cominciò invece la baraonda proprio, perché l'antiquario di Betlemme ha subito capito che era qualcosa di importante. Allora andò con altri per vedere dov'era questa grotta e portò via subito il rotolo di Isaia, il migliore, quello che poi si sarebbe confermato come il meglio conservato, e per vederlo meglio insieme agli altri suoi amici antiquari. Quando si sono accorti che veramente era qualcosa di eccezionale, di molto antico, allora cominciò un attacco dei beduini a queste grotte, prima ancora di arrivare alla conoscenza del mondo accademico israeliano del ritrovamento. Perché nel momento in cui arrivarono ad essere conosciuti, soprattutto da Sukenik e dagli altri dell'Università di Gerusalemme, lì ci fu davvero il finimondo, perché questi dovevano recuperare tutti quei manoscritti che i beduini, quando si accorsero che valevano molto, non videro come soluzione migliore per farli valere il doppio di romperli. Ogni foglio veniva rotto a metà, e ogni metà veniva rotta ancora, di modo che valevano quattro volte, no? Questa è un po' la leggenda che si racconta attorno ai manoscritti. Non so fino a che punto, se riusciremo mai un giorno a dire che veramente accadde così,
perché poi la cosa andò in un primo momento come interesse generico per i manoscritti stessi, poi invece quando ci fu addirittura la pubblicazione sul New York Times di un piccolo annuncio che diceva che manoscritto antico è scritto in ebraico con testo biblico, quelli delle università americane subito si informarono da dove, come mai, e allora lì iniziò davvero una ricerca all'ultimo pezzo di tutto quanto era trovato. Alla fine 11 grotte, e ad un certo momento, quando ci fu il progetto di Oslo con la pace tra Israele e la Palestina, gli israeliani fecero un'ultima operazione di setacciamento di tutta la valle del Giordano, facendosi aiutare dagli studenti e dai militari, di modo che proprio metro per metro si passò tutta la valle del Giordano, e adesso possiamo sicuramente dire che almeno ad una prima inchiesta così superficiale non c'è più nessuna grotta che contenga ancora qualche frammento, quindi inutile che facciate delle spedizioni per trovare il vostro frammento, sicuramente non c'è più nulla. Però effettivamente da lì in avanti, prima di arrivare ad avere primo tutti i testi ritrovati, cioè a raccoglierli di nuovo, secondo ad averli in uno stato ancora non dico ottimo come erano all'origine, ma almeno leggibile, perché questi beduini poi li mettevano nei kefir sotto la testa, li mettevano da tutte le parti pur di portarli con sé, e voi potete immaginare col sudore tutto come si siano conciati alcuni pezzi, e con molta diligenza però e passione tutti i ricercatori riuscirono a portare a termine il lavoro di raccolta e di catalogazione. Li potete vedere sul sito di internet, che dunque è, vediamo se ho qui la, il sito dovrebbe essere, ecco, dss.collections.img.org.il. Qui trovate tutti i testi pubblicati su internet, perché che cosa avvenne? Fino a un certo punto vi era il divieto di pubblicare questi testi se non da parte di coloro che facevano parte del comitato. Poi con il computer cominciarono ad affrettare i lavori e si accorsero che in 100 si lavora meglio che non in 4, e difatti molti contribuirono alla pubblicazione finché divennero appunto testi di pubblico dominio, per cui anche il non esperto, se volesse, può andare a vedere il passo che gli interessa nella Bibbia, e ci sono alcuni passi molto interessanti, è sempre bello andare a vederli. Ad esempio, noi siamo abituati a leggere il testo di Isaia, il capitolo 6, con l'inno che usiamo anche nella liturgia: Santo, 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 il Signore, Dio degli eserciti, Adonai Elohei Tsebaot. E questa dizione è entrata anche nella nostra liturgia, anche nel testo ebraico normale, critico, vi sono tre volte santo, tanto è vero. L'inno trisaggio, tre volte santo. Kuran ha due volte soltanto Kadosh. Ed è un testo del 250 avanti Cristo. Questo è uno dei testi che mette in crisi la tradizione. Vuol dire che è entrato un altro motivo per mettere anche il terzo santo, Kadosh, Kadosh, Kadosh. Lì ce ne sono solo due. E così ci sono altre piccole varianti, piccole o grandi varianti, che sono dipese da diverse ragioni. Andare a vedere che cosa c'era in quei testi è sempre una cosa molto interessante. Ad esempio, noi abbiamo questo testo che leggiamo spesso nella liturgia, almeno nel rito ambrosiano. C'è qualcuno di voi che proviene dalle valli di rito ambrosiano? No, sono sopra Bellinzona, in effetti, non sì.
nostre sorelle del rito. Il capitolo 32 di Deuteronomio ha un bellissimo inno antico. Non è inverosimile, cioè io ritengo che possa risalire al periodo egiziano. È uno dei testi mosaici. C'è una tradizione scritta, mnemonica, poche cose poetiche che risalgono nell'antichità. Vabbè, questo si può discutere da un punto di vista tecnico. E questo inno dà un po' la teologia poi seguita dal Deuteronomio. L'idea è che Adonai, il Dio di Israele, ha chiamato Israele, ma Israele l'ha rifiutato. E allora dice in versetti 7 e 8: ricorda i giorni del tempo antico, medita gli anni lontani, interroga tuo padre e te lo racconterà, i tuoi vecchi e te lo diranno. Quando l'Altissimo divideva le nazioni, quando separava i figli dell'uomo, egli stabilì i confini dei popoli secondo il numero dei figli di Israele. Sì, sono astuti questi rabbini. In Genesi si parla di 70 popolazioni, il capitolo 10, o 72. Al capitolo 46 si dice che i figli di Israele sono 70 a scendere in Egitto. Quindi andrebbe proprio bene questa sostituzione. 70 figli di Israele, 70 popoli. Ma il testo greco che noi avevamo diceva: egli stabilì i confini dei popoli secondo il numero dei figli degli angeli. E dal momento che si sapeva che il testo greco usava angeli, quando invece in ebraico vi era Elohim, dei, dei o Dio, in questo caso dei, o di Dio anche, era chiaro che il testo ebraico doveva avere Elohim, però non avevamo questo testo. Qumran ci ha dato un frammento, per fortuna, di questo passo e dice: quando l'Altissimo divideva le nazioni, eccetera, egli stabilì i confini dei popoli secondo il numero Bene El, dei figli di El, figli di Dio. Il testo greco ci ha tramandato un testo più arcaico che i rabbini o i grammatici ebrei hanno corretto nel frattempo, e noi appunto ancora oggi leggiamo così, figli di Israele. Ma il testo più antico non è questo. Il testo più antico dice secondo il numero dei figli di El, di Dio. Perché? Continuiamo, e adesso si chiarisce la continuazione. Perché porzione di Adonai è il suo popolo, Giacobbe sua parte di eredità, a ciascuna nazione il suo Dio. Israele è il popolo di Adonai. Vedete che andando a ritroso si trovano tante interessanti notazioni che si possono fare con questo biblico, proprio per l'aiuto di questi testi trovati a Cura. Tu hai intenzione di farmi parlare ancora? Sì, ma no, io... volevo dire, però concludo, qui siamo nell'associazione di Mario Luzzi, volevo concludere. Sì. La fai concludere? No. Ho preparato un testo per concludere, perché Mario Luzzi negli ultimi 10 anni di vita ha attraversato tutto il testo biblico, e visto che abbiamo parlato della storia di Gesù, sentite questa lirica che è tratta da Sottospecie umana. La trasfigurazione poetica non cancella tutto il dramma critico soggiacente sulla storia di Gesù, sulla ricerca della vita di Gesù. Si fece sera, si strinse la città dentro i suoi monti, prese un'aria eccitata
a spiritarne le arterie in crocevia, le scese ai seni d'ombra, le soffiò sul lungo fiume le febbricitanti lampade. Chi era? Che veniva? A quale incontro? Col passato o col presente? Ospite clandestino o messaggero dissimulato nelle sue taverne prima del grande annuncio, o profeta dalle viscere della sua ancora non guarita storia, a risvegliare gli eventi, a renderli presenti, oppure no, nell'ombra della sera, un'ombra transitoria, dal nulla al nulla della sua memoria. Io saluto tutti, approfitto solo di dire che nel sito nostro evidentemente troverete poi l'indicazione del sito di Qumran, per cui se andrete sul nostro sito sicuramente da domani troverete l'indicazione esatta del sito annunciato dal Monsignor Borgonovo. Ringrazio tutti e ringrazio soprattutto Don Antonio Borgonovo per questa serata speciale che ci ha dato. Grazie. Io meravigliarmi che, nonostante le molte cose che non ha da fare nella vita, abbiate dedicato una sera a questo argomento. Era un bel argomento.